Il calcio è il lutto, è morto Pelé. La morte di Pelé sconvolge il mondo del calcio, ma non solo. La notizia è stata riferita da Sky, è una di quelle che nessuno vorrebbe mai trattare, ma purtroppo è doveroso farla. L'ex calciatore brasiliano stavolta non ce l'ha fatta a vincere la sua battaglia con il brutto male che lo tormentava da qualche anno e ha dunque definitivamente alzato bandiera bianca. Ricordiamolo, Pelé lottava contro un tumore al collo. Lui aveva 82 anni, era uno dei volti più noti del calcio mondiale, era considerato da molti il calciatore più forte del mondo e stavolta si è dovuto arrendere alla malattia che non gli dava tregua da diverso tempo. La sua scomparsa, la scomparsa del più grande giocatore di tutti i tempi insieme a Maradona, ha sconvolto gli appassionati del calcio, ma non solo, anche dell'intero pianeta. Citiamo alcuni suoi record. Ha realizzato infatti il record di reti in carriera, 1281 sono in 1363 partite, mentre in gare ufficiali ha messo a segno 757 reti in 816 incontri con una media realizzativa pari allo 0,93 gol a gara. Citiamo qui alcuni record di Pelé. Lui ha realizzato in carriera 1281 in reti in 1363 partite, mentre in gare ufficiali ha messo a segno 757 reti in 816 incontri, con una media realizzativa pari allo 0,93 gol a gara. È stato dichiarato anche tesoro nazionale e patrimonio storico sportivo dell'umanità, anche pallone d'oro FIFA del secolo e ha poi ricevuto il pallone d'oro FIFA onorario. È stato considerato da tantissimi calciatori più forte del mondo, come vi dicevo, ma purtroppo questa volta si è dovuto arrendere alla malattia che l'aveva colpito tanti anni fa.